siamo in un periodo unico, un periodo in cui dobbiamo muoverci continuamente e l'amministrazione da me presieduta giorno per giorno costantemente a lavorare per non soffrire, non perdere quel vantaggio che poi abbiamo acquisito in questi anni. Abbiamo detto che Rivolta è passata quasi 1000 posti di ricettività, perché dichiarati sono 800, poi c'è il sommerso. Abbiamo visto che sono aumentate le ristorazioni, i ristoranti, i negozi, e quindi non vogliamo perdere, anche se è un periodo particolare, un periodo di crisi. Noi dobbiamo rilanciare, dobbiamo investire, e l'investimento è anche creare la possibilità di aumentare gli spazi, il dimensionamento per questa attività, sfruttando tutto quello che sono nel centro, in periferia, nel borgo, di Torre, tutti quegli spazi che ci daranno rilancio, produttività e allo stesso tempo acquisizione di quella quanto che ci stavamo portando avanti della nomea di essere al centro del territorio. Noi stiamo già lavorando su questo, sul nostro piano di viabilità per innovare e proiettare dei posti in quello che è una dimensione di, appunto, di mobilità sostenibile ed essere più vicini ai cittadini e agli utenti che affollano la nostra riposta, sia dal punto di vista turistico, prettamente turistico, quindi nelle ore serali, sia anche nelle ore, diciamo, mattutine nella nostra area mercatale. Quindi creare una zona di pedonale con ampi parcheggi e una viabilità, diciamo, che possa essere, venire incontro per le esigenze del traffico e quindi essere più fruibile, ma tutto in chiave di lettura, che è quello di rendere più, avere più disponibilità, più fruibilità ai nostri cittadini e a chi viene a visitare Riposto anche dal punto di vista della nostra area mercatale. Tutto si incentra sulla valorizzazione dell'antica pescheria, è un edificio storico architettonico di grande pregio, Liberty, quindi lo valorizzeremo sia dal punto di vista del commercio, quindi con gli esercizi commerciali che già esistono sull'antica pescheria e le zone limitrofe attorno alla pescheria, sia anche dal punto di vista turistico nelle ore serali, perché ci saranno delle attività che si svolgeranno proprio per dare possibilità di passare delle ore liete nel centro della nostra città di Riposta. Le isole pedonali e ZTL permettono di vivere appieno la città. Quello che chiediamo ai nostri concittadini è di viverla a 360 gradi, di conoscere ogni angolo della città per poterla apprezzare di più. Questo è il messaggio culturale che deve essere appunto alla base della nostra crescita sociale, ma anche economica, perché ovviamente questo intervento avrà delle ricadute soprattutto da un punto di vista turistico. I turisti, anche del turismo locale ovviamente, che verrà a visitare Riposta, avrà modo di farlo con le famiglie, con i propri bambini, passeggiando per le vie del centro storico in assoluta tranquillità.